Ok, ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook. Oggi facciamo un video e io spero che lo guardino un bel po' di persone. Penso che sia un video con una buona dose di informazioni molto interessante che può farvi riflettere su magari un programma che vi è stato dato da un vostro allenatore e di conseguenza mi dispiace per tutte le persone che non lo guarderanno perché magari potrebbero trovarne giovamento. Quindi oggi in questo video vi voglio parlare di come faccio a decidere quante ripetizioni dovrei fare una volta che io ho fatto un test AMRAP. Quindi immaginiamo che io mi sto semplicemente allenando a corpo libero, quindi non lavoro con zavorre, non lavoro con percentuali e eseguo un test di un esercizio, come per esempio i piegamenti in verticale, e sulla testa e mi vengono fuori 5 ripetizioni. Una volta che mi vengono fuori 5 ripetizioni, come faccio io a capire quante ripetizioni dobbiamo fare? Quindi questo discorso qua è saltato fuori con un ragazzo che ho incontrato ad un corso qualche giorno fa e stavamo parlando che lui stava facendo seguire da un allenatore che a fronte di questo test gli aveva detto di fare un EMOM di tot minuti con 2 ripetizioni mi pare, di massimale aveva fatte 5-6 e mi aveva chiesto cosa ne pensavo. Allora la prima cosa che io ho pensato non è che cavolo gli serve fare l'EMOM, perché una cosa fondamentale è capire come erano state fatte le ripetizioni. Perché faccio questa riflessione? Quindi perché non bisogna semplicemente legarsi al numero massimo di ripetizioni che sono state fatte? Perché di fatto ci possono essere 2 situazioni. Quella dove tutte le ripetizioni sono buone e semplicemente l'ultima è leggermente grindata ma veniva mantenuta sempre una buona traiettoria, e dall'altra parte c'erano delle ripetizioni che erano fatte tutte male. Questo può succedere quando si introduce un nuovo esercizio e magari alterazioni posturali, differenze di forza destra e sinistra, differenze di mobilità destra e sinistra vanno ad alterare il gesto dalla prima ripetizione. Quindi molto spesso fare progressioni graduali, molto graduali, serve esattamente a questa cosa, ossia introduco un nuovo schema motorio e cerco quella variante minima dove il gesto è pulito e poi lì ci vado a lavorare sopra. Se invece faccio un salto troppo alto, per esempio prima facevo le dip e adesso vado a fare i piegamenti in verticale, può essere che io vada ad eseguire 5-6 ripetizioni e fanno tutte cagare. Quindi il famosissimo 2 ripetizioni per 10 minuti erano inserite in un contesto che era completamente sbagliato, perché si sono valutate solamente le 5-6 ripetizioni che erano state fatte. Da cosa? Da un video laterale. E da un video laterale voi potete vedere ben poco, potete vedere se l'avambraccio rimane perpendicolare, se il peso rimane sempre sullo stesso punto della mano, potete vedere quanto una persona sbanana. Il problema è che dopo la stessa persona mi ha fatto vedere un video da di fronte e da di fronte nei piegamenti in verticale quando era qua andava su più da una parte rispetto all'altra. Quindi che cosa si evince da tutto ciò? Che un EMO di 2 ripetizioni fatto su 6 ripetizioni di massimali fatte tutte sbagliate non serve a una bene amato, ecco, l'avete già capito voi. Perché? Perché se tutte le ripetizioni sono sbagliate, io non farò altro che accumulare 20 ripetizioni tutte sbagliate e insegnerò al mio cervello una cosa tutta sbagliata. Quindi che cosa avrebbe dovuto fare questo ragazzo qua, dal mio punto di vista? Avrebbe dovuto scalare la variante, andare a ricercare qualcosa che assomigliasse sufficientemente tanto ai piegamenti in verticale e riuscisse a mantenere una qualità esecutiva buona, con una buona cinematica del movimento, con una buona biomeccanica del movimento, e dopo quel punto lì andare a lavorarci sopra. Questo è un modo. L'alternativa potrebbe essere attuare un sistema di correzione, quindi vedere se a fronte del massimale di 6 riesco a dargli dei sistemi, dei movimenti correttivi, e riuscire in modo da sistemare almeno una ripetizione. Sì, se ce la faccio e questo dopo un mese è un risvolto positivo, allora non devo scegliere la strada dove vado a regredire. Lì si tratta di decidere quale percorso dovete fare anche in base alla logistica della persona con cui state lavorando. Quindi ragazzi, quando poi vi viene assegnata una scheda, io vi prego di fare queste valutazioni qua, perché sono importanti, perché definiscono quando buttate via un mese e lo buttate nel cesso e quando invece un mese può essere produttivo. Quindi ragazzi, non si può sempre e solo basarsi sui numeri, perché non sono la cosa più importante. Va bene? Ciao ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.